Butta la Mitch, butta la Mitch, ha segnato Vlahovic. Butta la Mitch, butta la Mitch, ha segnato Vlahovic. Butta la Mitch, butta la Mitch. Ma no, che c'è scritto qua? Come da pronostico, come da pronostico. Cosa ha detto io? Juventus, Verona 0, Juventus 3. Ma no, la Juventus va a 150 km, Spezia Savona, Savona ha segnato. Da Spezia a Savona ci sono 150 km. Zitto, anti-juventino, stai zitto, siamo primi. Dopo 3 anni, salutate la capolista. Salutate la capolista, non so cosa fare. Grande motto, motto. Salutate la capolista. Subetto, dove è Subetto? Subetto, ti è piaciuto questa Juventus? Ma no, allora, che succede? Aspetta, dobbiamo commentare questa partita, perché se no... Aspetta, fermati, che qua... Fermati che sono agitato. Dopo 3 anni siamo primi in classifica, ragazzi. Finalmente un bel gioco. Finalmente una Juventus bella da vedere. 3 gol con Como. 3 gol a Verona. 2 partite... 6 gol, aspetta, metto di qua. 2 partite, 6 gol, 0 subiti. 0 subiti. Avete visto là il portiere codice fiscale? Che fa codice fiscale? Di Gregorio, hai visto Di Gregorio? Cosa ha fatto Di Gregorio? Miracolo, hai visto come usciva come un gatto? Di Gregorio mi dà sicurezza. Voto 9 in pagella. Però la cosa bella è questa, ragazzi. La cosa bella è... accendi la luce. Mi hanno spento, volevo fare un video qua, visto? Vabbè. La cosa bella è che Savona, praticamente, che l'ha messo Savona, l'ha messo Motta. Cioè, questo, siamo primi, ragazzi, siamo primi con Mangula e Savona, ma hai capito? Quindi può essere mai è stato un genio Motta o è fortuna? No, non è fortuna, questa si chiama competenza calcistica, è la verità, ragazzi. Quando è che non si vedevano questi 3 gol fuori casa, vincere così, vincere e convincere? Perché se dovevamo trovare l'appiglio su questa partita, i primi 15 minuti, in effetti, certo, appena ho visto Cernocampo, Locatelli e Fagioli, tutti noi siamo detti, mamma mia. Eppure, a parte Fagioli, fece schifo, sapendo, mi è piaciuto. Locatelli, con Motta, si sta dimostrando un buon giocatore. Meno male, spero che valorizzi Locatelli questo Motta. Perché, ragazzi, onestamente, senza Thuram, mi sono detto, come mai questo centrocampo qua? Perché si vede che senza Thuram il centrocampo è scarso. Però è anche vero che Douglas Luiz, almeno a come vedo io, è un giocatore che forse ha avuto qualche botto, forse ancora non ha 90 minuti, perché oggi ha giocato almeno 30 minuti, Gugomo 10 minuti, stavolta 30. Quindi è un giocatore, secondo me, che va forse recuperato, che non già ancora, forse non è entrato ancora nei meccanismi della Juventus, non si sa, perché un giocatore che ha 70 milioni di euro non lo lascia in banchina, giusto? Quindi, ripeto, Savona, quindi Juventus Como segnava Mangula, e uno dice, vabbè, ha messo Mangula, stavolta segnava Savona, e l'ha messo lui, perché con Allegri, cari allegriani, tu giocavi con ancora che su qua Savona giocava con ex gente, va bene? Savona giocava ancora con ex gente, con Allegri. Siccome c'è Motta che capisce di calcio, dice no, io metto i giovani. Ripeto, speriamo che questo metodo, questi che ha inoltrato questi giovani, che fa bene all'ambiente Juventus. Perché è giusto, abbiamo detto sempre, mettere i giovani e più i mappioni sono i Gatti, i Bremer, il Di Gregorio, il portiere è un mappione, i Cambiasso, e poi Vlahovic c'è uno che là, vedi, è giusto, vedi, 90 milioni, quando dicevo prendo 90 milioni di giocatori, là piglia e segna, perché Vlahovic oggi ci ha dato la palla, e addirittura Locatelli ci ha dato la palla, tieni conto, cioè tu praticamente Mangula assist a Savona, e chilo là, Locatelli assist a chilo là, come si chiama là, a bed la palla,
Cioè, prende la palla, ci dà la palla cosa a Ilis, e Ilis ci dà una palla a palla cosa a Vlahovic. Ma tenete conto, sto sognando, ragazzi, sto sognando. Non ho più parole di questa Juventus, sto sognando. Che bello, ripeto, hai ragione Motta, la vita tua è bellissima. Anche adesso la mia vita con Thiago Motta è strabellissima da tifoso juventino, perché ho avuto ragione. Con Motta si vedeva un cambiamento radicale. L'unico errore, secondo me, si è fatto un errore Ucampi, che mangolava sulla fascia, che bella, una saetera, no? L'unica cosa è che se tu entri, fai entrare Dacolo Luis, leva fagioli, non leva mangolà, perché vabbè, sì che è vero, diceva bella da mangolà 3-0, va bene, però la cosa bella, ragazzi, è che a 1-0 attacchi, a 2-0 attacchi, a 3-0 attacchi, 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 attacchi sempre, ragazzi. E poi ha messo per tutti i ragazzi giovani, no? Ha messo la Ryu, ha messo la Balleghea, la Balleghea, insomma, poi ha messo anche Kalulu, Caballa forse, ripeto, è buono, però non sa difendere Caballa, ha fatto tante minchiate Caballa, perché Caballa è forte nella fase difensiva, nella fase, cioè, scusate, è forte nella fase offensiva, perché sa ossia, va avanti con la palla, ma non sa difendere. E poi era un po' pasticcione Caballa, capito? Poi, ragazzi, tutti buoni hanno giocato. Ilis ha fatto un gran lavoro a centrocampo, anche se io lo vorrei più che segnasse più sulla fascia sinistra, però Ilis non si può dire niente. Ma Mangola, un'altra partita veramente impetuosa. Breme, sicurezza, Gatti, monumentale, che la difesa era inchiodata là. Ragazzi, due partite, non, oh, due partite, solo un tiro, mezzo tiro che ci ha fatto un miracolo di decretolo. Due partite, zero gol, non subiamo reti, la difesa sta reggendo. Sei gol abbiamo fatto due partite. Con Allegri non si vedevano queste cose. Avete capito come è cambiata la cosa così? Dalle stalle alle stelle, ragazzi. Veramente una Juventus proprio felice, entusiasta, allegra, capito? E Gufi ora cominceranno a rosicare, perché loro diranno, vabbè Verona, capito? E questi, i veronesi, erano galvanizzati dalla vittoria del Napoli, 3-0, capito? Infatti i primi 15 minuti hanno giocato, come hanno giocato, ragazzi. Comunque, lunga vita a Thiago Motta. Veramente, oggi ci mancava, tra virgolette, Thuram che fa tanto a centrocampo. Però abbiamo, diciamo, i primi 15 minuti di assesto, ma poi la partita è stata dominata di lungo e largo e abbiamo vinto e convinto. Proprio mi piace la sicurezza di Thiago Motta, mi piace la sua competenza. Metti giovani, vai. Come ti chiami? Savona? Non mi interessa. Capito? Quindi Spezia Savona sono 150 km, caro gufo. Quindi fai, se tu vuoi venire prima a Spezia, vuoi andare a Savona? Vada a Savona, vai di Spezia. Da Spezia vai a Monterosso, Monterosso Levando, Levando Chiavari, Chiavari Ravallo, Ravallo Genova, poi gira a sinistra, capito? E poi c'è Imperia, e poi c'è cosa? E poi c'è Savona. E noi siamo così. La distanza, la Juventus adesso corre e gioca a 150 km/h. Spezia Savona, grande Savona. Perché Savona, ragazzi, veramente un ragazzo veramente fortissimo, mamma mia. Un ragazzo che lui è buono pure la fase difensiva, però in questo contesto ha giocato meglio anche nella parte offensiva. Savona, ragazzi, dalla next gen. Ma hai capito che siamo primi con Mangula e Savona? Hai capito tu? La verità, questo dice. E aspetta, ancora devono avere il Cupumeques, i Gomez, i Conceição, capito? Ripeto, l'unico neo in questa squadra è che secondo me dopo... Secondo me c'è un altro centravanti, dopo perché se, vedi come vedi Vlahovic non ha sostituito, perché come ci sono 60 partite, uno dopo Vlahovic ci vuole. Milik non facciamo niente, ci vuole un'altra punta, ragazzi. Va bene? Comunque, salutate la capolista, dopo tre lunghi anni di nullità, secondo me siamo tornati. Facciamo paura quest'anno, perché qua Motta valorizza tutti i giovani. Ripeto, non siamo una squadra di fenomeni, ma col gioco di Motta fa diventare fenomeni lui, Thiago Motta, è lui il nostro top player, il nostro fenomeno. Grande Juventus! E Gufi! Ehi, non navigo più, qui sono. Hai che stare sotto, te, aspetta, aspetta, non è qua. La siringa, quella siringa, la siringa, siringa. Baciami il culo. Baciami il culo, Andy Juventino, baciami il culo, sto godendo, sto godendo, sto godendo, baciami il culo, sto godendo, sto godendo. Sì, ci sono io qua, ci sono io qua, ci sono io qua, ci sono io qua, sto godendo. Oh.
Va bene, vi saluto ragazzi. Ciao.